allora andiamo a seguire insieme Victoria Sivitsna, Ruslan Ziganshin. Tra l'altro la particolarità è che qui c'è in gara anche la sorella di Ziganshin, cioè Nelly Ziganshin, che però oramai gareggia per la Germania. Loro sono i campioni del mondo junior 2012 e li abbiamo già visti alla Cup of China, dove hanno fatto il debutto tra i senior nei Grand Prix e hanno ottenuto una sesta posizione. Anche loro hanno scelto una versione country western per la loro show dance. In parallelo, quest'anno può essere la linea o il cerchio. Sono molto freschi, molto allegri, sono una bella coppia. Sì, sì, mi piace sempre molto il loro stile, molto frizzante, divertente, sul ghiaccio, ma anche fluidi e con una personalità propria, un po' diversa da tutti gli altri. Devo dire, è veramente una bella coppia. Sembrava anche meglio la polka, il ballo obbligatorio proprio dal punto di vista tecnico mi sembrava molto più preciso rispetto ai ragazzi di prima. Sollevamento, bella posizione intricata, bella, molto complessa, sì. Subito i tweezer sono andati bene senza problemi. Quindi nel complesso un buon programma davvero questo. Beh, visto quanta accoglienza calorosa per questi atleti. Eccola di qua, Mosca, guarda, che si allenano a Mosca. Guarda la complessità. Bellissimo. Di questa posizione. Lei è molto, sì, snodata, lui è in luna, non dimentichiamolo. Sì, sì. Tutti i requisiti per avere naturalmente il livello poi. Direi che qui c'erano assolutamente tutti. Il cambio di filo a dividere i due tweezel, lui sembra quasi che perda l'equilibrio, ma poi ce la fa benissimo ad adattarsi e completa le rotazioni.
Ma poi simpatici, hai visto, curati sì, nel sì, dettaglio sì. delle mani. Sono tutti e due molto espressivi. Questo è l'altro che arriva adesso dei key points, interno avanti, esterno indietro coi piedi incrociati e l'incrocio dopo. Ecco, mi sembra buono, veramente buono. Vedi, se te lo fanno vedere piano lo riesci a vedere bene, riesci anche a commentarlo. Se lo vedi a velocità naturale è veramente un ballo molto rapido, molto rapido. Andiamo a vedere allora il punteggio per Sinitsyna Zyganshyn. Anche loro mi sembrano migliorati rispetto alla prova della Cup of China, l'aria di casa, come dicevamo, per gli atleti, oggi sembra aver fatto miracoli. 31,93, sì, assolutamente, 28,92 per 60,85, infatti loro un nuovo best stagionale, del resto davvero, che rispetto alle coppie che abbiamo visto fino adesso, loro sono stati nettamente migliori, Franca. Decisamente. Beh, soddisfatti, diciamo sempre il kiss and cry è la prima prova, anche il primo momento della verità, eh? È vero.